Un primo passo di un lungo e proficuo cammino verso l'agricoltura di qualità del Cilento, così l'assessore all'agricoltura della provincia di Salerno, Mario Miano, quanto al biodistretto del Cilento. Intanto questa sera a Palinuro l'ultima tappa di questo primo giro nel comprensorio costiero. Io mi auguro che sia il primo passo di tanti altri passi importanti per il territorio del Cilento, del Parco Nazionale. Ritengo che per parlare di certificazione, quindi di distretto biologico, è necessario che questo territorio si doti di una certificazione. E come se non partire dalla certificazione biologica, da un distretto biologico di interesse così vasto quale può essere il territorio per intero del Parco Nazionale del Cilento. Abbiamo e viviamo quotidianamente questa sensibilità da parte dell'amministrazione del parco, mi riferisco al Presidente Troiano, che è assai sensibile a questa problematica, che in sinergia con la provincia di Salerno può effettivamente dare un'accelerazione, una svolta su questi processi di certificazione territoriale. Devo aggiungere che nella bozza programmatica, nel passo programmatico dell'agricoltura della provincia di Salerno, dell'amministrazione Cirilli, è previsto proprio quello che va nel senso della certificazione territoriale per dare maggiore spinta al mondo delle microimprese, che la provincia di Salerno è rappresentata da un numeroso numero di microimprese. Questo strumento della certificazione è anche uno strumento della competitività. Ecco, microimprese e distretti, che era un discorso che proprio il presidente Miano alla comunità montana Calore Serenitana aveva avviato, almeno per quanto riguarda anche la castanicoltura, ricordo. Certo, io per mettere in sistema queste microimprese e farle diventare un'impresa del territorio assai competitiva, che possa salire anche sul treno della.